Hola, io sono Marcus Cronne, signore e signori, benvenuti alla seconda puntata di Octodad. Guarda quanto bello e viscido e schifosissimo. Questo gioco è qualcosa di stupido ed assurdo allo stesso tempo. E come potete vedere, per chi non avesse capito l'incipit, dobbiamo evitare di fare cose goffe, altrimenti ci sgamano, che in realtà, perché non l'avremmo mai detto, siamo polpi travestiti da signore. E guardate con quale movimento. Adesso possiamo salire qua sopra. Possiamo lavare il pavimento. Cerca la pizza congelata. Non dobbiamo lavare il pavimento. Alza. Ragazzi, si è incastrato. Si è incastrato nella merda. Oh mio Dio, ma cosa? Allora, così. No, non si alza più. Cioè, perché? Tirati fuori da lì! Ok, allora forse se tolgo questo. No, no, devo pulire. Devo pulire, va bene. Pulisco. Ok. Oh, adesso sì, finalmente. Ok, non dovevamo andare nella merma. Dobbiamo prendere la pizza congelata. Che sta qui. Questa posso aprirla? No. Che qui no. Il nostro reparto congelato è completamente congelato. Stiamo cercando un modo di ripararlo, ma siamo sicuri che almeno una porta funziona ancora. Qual è una porta che funziona ancora? Lo so, signora, mi scusi. No, che non lavoro qua. Certo, perché. Ah, come funziona? Non ne funziona nessuna. Allora, cerchiamo di intrufolarci dentro allo scaffale da di qua. Permesso, Allora, aspettate, facciamo così, poi facciamo così, ecco qua. Oh mio Dio, questo è davvero macabro. Entra dentro. Ok. Sì, no, cosa accade? No. Dove vai? Ah, ok, lì c'è la pizza. Oh, possiamo prendere la pizza. Ta-da! Abbiamo fatto la spesa. Però immagino che ci vogliano altre cose. Prendi i cereali per Timmy. Ok, dove li prendiamo i cereali? No, e no. E no. E io te li rubo invece. Ho appena rotto qualcosa. Ma no, non voglio prendere la super bibitona da bodybuilder. Oh, presi! E invece te li abbiamo rubati. Prendi della soda al mango. Ma quella là sopra. Quella là sopra, raga. Vedete che è gialla? Ok, dovrò salire qui sopra per forza. Allora si fa facilissimo perché basta mettere i piedi in una posizione facile, ecco qua. Vai, Marcus Kron, non ti preoccupare degli altri. Loro vogliono dirti che non ce la puoi fare, polpo! Ma tu ce la puoi fare! Credo, no, non lo so. Ecco, sì, molto bene. Sali, perfetto. Ok. Sì, no, cosa? Prendila, sì! Ok, ho preso il mango Rogel. E adesso come scendo? Ok, posso scendere così. No, mi sono incastrato. Mi sono. Oh! Ok, cerca la mela perfetta. Andiamo al reparto frutta e sverdura. Buongiorno. Cazzo, le banane sono terribili, eh. Salve, buongiorno. Buongiorno. Smetti di inciampare sulle cose! Eccola! Eccola! Sì! Mela perfetta per noi. È troppo spastico sto tizio. Prendi del latte al cioccolato. Mi scusi? No, mi scusi, non volevo davvero. Il latte al cioccolato dove lo prendo? Laggiù? Mi scusi, signora, mi scusi. Si levi, per favore, che qui ci abbiamo da fare. Dobbiamo polpeggiare. Quando la luce è accesa, lo speaker parla. No, 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 no. Voglio questo latte. Ma non quello, questo. Ok, allora prendiamo questo e lo.
e lo frulliamo via. E poi... No! Oh, sì, questo qui volevo, cazzo. Ok. Prendi il sushi omaggio sul retro. Ma sei un polpo, non ti puoi mettere a mangiare il sushi, dai. Come through doors for sample. Bellissimo. Qui c'è una sega rotante che io vorrei evitare di toccare. Ok, lì c'è del sushi. Strano posto dove trovare del sushi. Era una trappola! No, 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 scappa, scappa! 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 Cosa sta accadendo? Scappa! No! No, devo pulire! Devo pulire, devo pulire, devo pulire! Ecco a che serviva quello, a farti capire che... No! Via, 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 via! Via! Ce l'abbiamo fatta! Prezza la spesa alla cassa. Bene, va bene. Mo ve voglio. Ma cosa? Cioè, un po'... Per questo polpo mi dispiace. Hai sposato un polpo! Non ti parla! Sì. È un polpo. Ok, allora, dobbiamo prezzare... Questa sarà difficile. Allora, scansionate i vostri prodotti. Beep. Molto bene. Beep. Molto bene. Porca. Dio, la bambina quanto la odio, vorrei sopprimerla. Ok. Porca. Questo è un gioco di rabbestemmie, raga. Ok, ce l'ho fatta. Yuppidoo! Oh, signori. Nella prossima puntata andremo all'acquario. Cosa? Perché parli con un polpo, stronza? Oh, vabbè. Alla prossima, raga. Bella per voi.